A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e con il tuo potere e aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Francesco. Ricordati, o Padre, di tutti i tuoi figli. Tu, o Santissimo, conosci perfettamente come, angustiati da gravi pericoli, solo da lontano seguono le tue orme. Da loro forza per resistere, purificali perché risplendano, rendili fecondi perché portino frutto. Ottieni che sia effuso su di loro lo spirito di grazia e di preghiera, perché abbiano la vera umiltà che tu hai avuto, osservino la povertà che tu hai seguito, meritino quella carità con cui tu hai sempre amato Cristo crocifisso. Egli vive e regna col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria Addolorata. Maria, Vergine Madre Addolorata, accogli anche noi e questa comunità di devoti fedeli che in questo antico santuario dedicato al tuo titolo di Addolorata ti venera e ti invoca con tanta umiltà e tanta speranza. A te, Maria, affidiamo i nostri bambini, i nostri giovani, le nostre famiglie e particolarmente gli anziani, gli infermi e gli emigrati. Siamo tutti tuoi figli, vicini e lontani. Noi ci stringiamo a te, solleviamo le nostre braccia verso di te, fissiamo i nostri occhi nei tuoi occhi e i nostri cuori nel tuo cuore. Vogliamo col nostro amore riparare le offese fatte a te e a Gesù. Vogliamo asciugare le tue lacrime come tu asciughi le nostre. Madre Addolorata, noi ti amiamo e ti ameremo sempre. Amen. San Michele Arcangelo, Principe delle celesti milizie, grazie e gloria a te
e ai tuoi santi angeli. Vieni con i tuoi santi angeli ad adorare insieme a noi Gesù che scende sull'altare. Mandali da Padre Pio a cantare inni di cielo in quel luogo di cielo. San Gabriele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo, pregate con noi. Voi tutti, angeli e santi del Signore, pregate per noi. Amen. Salva, o Signore, il mio cuore angosciato. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi è venerdì di Quaresima, allora c'è un richiamo particolare allo spirito di preghiera, di penitenza e anche di ringraziamento per noi e per tutti gli uomini che sono amati dal Signore, creati da Lui per la vita eterna, e molti invece la strada del cielo l'hanno smarrita. Allora, con questo spirito preghiamo questa mattina: Signore, facci percorrere e fa ritrovare la tua strada a noi che siamo tuoi figli. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Concedi, o Signore, a noi di prepararci alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella mortificazione corporale porti a tutti rinnovamento dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate. A causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele: non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. Se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
più che le sentinelle all'aurora, a Israele attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà da tutte le colpe Israele. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità, io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Avete cercato questa mattina la casa di Dio? Beh, se no non stareste qua. Avete bussato alla porta questa mattina quando siete entrati? Non c'era bisogno? Dunque, come voi trovate aperta la porta della casa del Signore, dovete lasciare aperta, far trovare aperta il cuore, che è la vostra casa, alla misericordia di Dio, alla grazia di Dio, alla consolazione di Dio. Queste tre cose. Gesù dice ai discepoli: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli, cioè non farete parte della mia famiglia. Parla ai discepoli, sono intorno a lui, stanno ascoltando lui, seguono lui, eppure si sentono arrivare questa sassata nella coscienza. L'avete capito perché vi ho chiamati?
Avete cominciato a pensare a quello che dovete fare? Voi questa mattina cosa offrite al Signore? Bisogna fare qualche cosa. Lui offre se stesso, e noi cosa offriamo sull'altare? Perché al suo sacrificio si unisca il nostro sacrificio interiore. Non è che stiamo a scannare nessuno. Sì. Più tardi il sacerdote prenderà il pane, l'ostia, sulla patena e offrirà al Signore. E l'offerta del pane che diventerà corpo di Cristo. Mettete il vostro cuore, questo possiamo offrire al Signore. Signore, io non c'ho nient'altro, sono uno straccio, però c'ho ancora questo cuore che batte, e in questo cuore cerco te, vieni, prendimi tu con le tue mani, mettimi tu su quella patena, sulle mani del sacerdote, perché io diventi gradito a te. Ve lo dice il sacerdote, pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia... è bello se ci state anche voi su quella patena, sarete graditi anche voi al Signore. Non vi appassite, non vi distraete. Qui voi trovate i tesori, metteteci una monetina, poco a poco, un po' di sentimento, un po' di calore. Io grido, la prima cosa che faccio, dopo che qui aspetto il suono, che non, se non mi sono l'allarme alle 4, e dico: Signore, io sono venuto, ma qua il fuoco è spento, comincia ad accendere. Mandami lo Spirito Santo, che sia una giornata come vuoi tu. Se tu mi dai una giornata di vita, me la dai non perché io debba solo mangiare a pranzo e a cena, no? E a Gesù comincia a rinnovare la legge antica. Era scritto, sta scritto: se tu uccidi, muori anche tu davanti a Dio. Ma io vi dico che se tu ti adiri contro il tuo fratello, già hai commesso un omicidio. Tu hai ucciso. Oh, se pensassero a queste verità gli uomini. Vedete che ogni città, ogni quartiere, a momenti, intorno a ogni casa oggi, quando esci ti devi guardare attorno, che non ci sia qualcuno che con un coltello ti passa il cuore, delitti a non finire, disgrazie nel mare, no? Questi giorni, queste sono le piaghe della generazione di oggi. Perché? E perché non se ne importano più degli altri. Chiacchieriamo, parliamo, discutiamo, noi politici, noi abbiamo fatto, noi faremo, e quelli continuano a morire, e i delitti si compiono sempre più spesso. Che ci vuole? Oggi non ci vuole niente, perché un uomo in famiglia a un certo punto si impazzisce perché qualcosa non gli va e ammazza la moglie, ammazza i figli. Questo è oggi, questa grande generazione di geni del demonio. E allora non occorre che voi fate versare il sangue per essere colpevoli, basta anche l'ira e poi la maldicenza. Per cui chiamate pazzo, chiamate stupido. Se dite pazzo, allora il Sinedrio vi giudicherà. Mi ha offeso, si può denunciare. Sì, si va. Poi, ho detto che è stupido.
Cos'è è peggio, essere chiamato stupido o pazzo? C'è poco da scegliere. Comunque è vero, perché se uno ti dice che sei pazzo, alla fine ti ha tagliato fuori e via. Ti dici che è stupido, però mi stai sempre attorno, proprio tu mi sei ripeso. Pensate a una comunità religiosa e incominciate a pensare, ma anche dentro la famiglia, anche tra le famiglie e tra le persone. Siamo qua, su questa terra, con tutti i pregi e i difetti. Allora il Signore fa bene, dice, se voi usate questi appellativi offensivi, voi sarete destinati al fuoco della Geenna. La Geenna, voi sapete, era la discarica di Gerusalemme, dove si accendeva il fuoco per incenerire tutti quei rifiuti, incenerire i rifiuti. Questo è lo scopo del purgatorio e dell'inferno, incenerire i rifiuti. I rifiuti sono i peccati che Dio rifiuta. Dio li rifiuta sempre, noi no. Se dunque presenti l'offerta e ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia l'offerta, lascia l'altare, riconciliati, poi torna e fa l'offerta. È come dire che Gesù, nel momento in cui facciamo qui l'offerta, vi dicevo adesso il cuore da offrire, lui prima che offriamo dice: ma tu stai in pace con tutti? Hai perdonato tutti? Sì, Signore, tutti, tutti, pure quelli che magari mi hanno offeso, non li ho perdonati 50 anni fa, però adesso io rinnovo questo desiderio, questa volontà di perdonare, per cui perdono. Allora il Signore dice, vabbè, allora vieni, ci prende per mano e ci fa salire sulla patena. Poi suggerisce anche un'altra cosa a Gesù. C'è qualcosa che vi mette in contrasto. Mettetevi d'accordo mentre siete lungo la strada. Non aspettare la morte. Se no poi il giudice ti consegna alla guardia, all'angelo. E l'angelo ti ficca in purgatorio, quantomeno. E da lì non uscirai fino a quando non avrai pagato l'ultimo spicciolo. Pregate per le anime sante, pregate, pregate, perché adesso noi aiutiamo loro, poi loro già ci aiutano, molto più dopo ci aiuteranno. La comunione dei santi significa questo, ognuno dà quello che ha e più, chi più mette è, più riceve. Questo è il Vangelo di Matteo. Ma c'è il brano di Ezechiele che avete ascoltato e qui, semplice, semplice, il profeta dice due cose fondamentali. Primo, sei nella malvagità, cerca la conversione, esci dall'odio, dal vizio, dall'impurità, dalla violenza, esci e tu vivrai. Se sei nella perversione, nella malvagità e ti penti, tu esci e da morto diventi vivo. Tu fai parte della famiglia che vive nella fede, nel timore di Dio. Però hai purtroppo ceduto alla tentazione, allo scandalo del mondo, all'istinto della carne, ti sei affogato nella perversione e allora tu che eri nella vita sei precipitato nella morte. Questo pesa nella Quaresima, l'eco, il ricordo dei peccati che sono la morte, da uscire più presto possibile. Usciamo dalla morte e entriamo nella vita. E dice Ezechiele che il Signore allora guarda con
con quel profondo, eterno, divino amore che fa di tutti noi amici veri di Lui e del bene che Egli ci comanda e ci propone. Egli vivrà, non morirà, e le colpe commesse io non le vedo più, non le ricordo più. Questo è il vero perdono, e Dio con noi questo perdono usa. Lo vogliamo ringraziare? Eh sì, ogni parola che diciamo oggi sia questo ringraziamento. Non è la prima volta che vi invito a esprimervi nella preghiera col desiderio di ringraziare. Se no mi sembra di vedere una bella famiglia cristiana, ma di piagnoni, di lamentosi. Guai, disse Padre Pio, sto fresco a consolare se sono tutti come te. Era un piagnone. Capite? No, questa compagnia non mi piace. Io devo cominciare come l'aereo, sta per terra, è come se fosse un'automobile, no? Sta là per terra, però accendi il motore, che succede? Se ne va per aria, sale su, va verso il cielo. Così, io vi voglio in volo verso il cielo della pace, della grazia e della gioia, non della morte. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, oh Signore. Guida la Chiesa perché possa discernere e indicare a tutti gli uomini di buona volontà le vie del perdono e della pace, facendo prevalere la generosità sull'egoismo. Noi ti preghiamo. Soccorri coloro che si sentono oppressi dal peccato e dalla tentazione, perché scoprano in Cristo la vera forza, aderiscono al bene e gioiscano per il dono della salvezza. Noi ti preghiamo. Alimenta in noi un desiderio sincero di convertirci al tuo amore, per diventare sacramento di riconciliazione in mezzo ai nostri fratelli. Noi ti preghiamo. Gesù, accogli la nostra preghiera e cambia il nostro cuore. Gesù, accogli la nostra preghiera e cambia il nostro cuore. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, questo sacrificio che nella tua grande misericordia hai istituito perché abbiamo pace con te e otteniamo il dono della salvezza eterna.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ogni anno tu dona ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua. Così assidui nella preghiera e nella carità attingono ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, a tutti i cori celesti, cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo
è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri, i santi Francesco e Chiara, Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Conversione, riparazione, implorazione. Insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga
il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiamoci il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto numero 212. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto,
io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Madonna in lacrime, sul viso tante lacrime, Regina in cielo e in terra, dov'è la tua potenza? Chi ti impedisce, o Madre del Dio incarnato, di usare la tua forza? Il globo e l'universo in mano al Signore è un giocattolino. O Figlio, Dio è amore, è questa la potenza che Egli vuole usare. Egli vi vuole forti, Egli vi vuole salvi, Egli vi vuole suoi. E quando giunge l'ora del tragico castigo, gli dico no, col pianto. Davanti alle mie lacrime, la divina giustizia rinfodera la spada. Allora vengo a voi, vi dico con le lacrime di non peccare più, di chiedere perdono con umiltà di cuore, di fare penitenza. Se voi mi ascoltate, se voi vi convertite, fermate le mie lacrime. Sono lacrime d'amore che sgorgano dal cuore di madre nel dolore. Amate, figli miei, amate anche voi, per tutti sarà gioia. Benedetto il nome di Maria, Vergine
Se un tuo fratello ha qualcosa contro di te, va prima a riconciliarti con lui. Preghiamo. Questi santi sacramenti che abbiamo ricevuto ci rinnovino profondamente, o Signore, perché liberi dalla corruzione del peccato entriamo in comunione con il tuo mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre di misericordia, conceda a voi la gioia del ritorno della sua casa. Amen. Gesù, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Amen. Lo Spirito Santo vi doni sapienza e fortezza e vi sostenga nella lotta contro il maligno per celebrare con Cristo la vittoria della Pasqua. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Con il cuore aperto alla misericordia, alla grazia e alla consolazione di Dio Padre, e posto sulla patena con il cuore di Gesù per prendere il volo, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.